Buonasera, buonasera. Dunque, un video estemporaneo, proprio improvvisatissimo, un video flash. Tanto flash tanto flash da non avere neanche un foglio di carta su cui scrivere quello di la scaletta di cui avrei voluto parlare, e tant'è che l'ho scritta su un bicchiere di carta. Non appena ho visto una penna e un boccione dell'acqua con dei bicchieri di carta, allora si fa di necessità virtù. È un video, sarà un video senza montaggio, lo sto registrando praticamente in diretta, e per cui mi perdonerete eventuali sbavature mie caratteristiche, ma insomma volevo parlare di questa cosa, non tanto perché ne sia un appassionato, ma perché comunque quando l'ho vista oggi non mi ha lasciato indifferente, quindi questa è la grande premessa da fare. Sto parlando di quello di cui parlerò perché, non perché voglia dare contro a un certo tipo di prodotto, ma perché in questo caso la notizia dell'uscita di lockdown all'italiana non mi è stata indifferente come quella di un cinepianettone qualsiasi. Perché? Lockdown all'italiana innanzitutto è il nuovo film che uscirà il 15 ottobre. Uscirà il 15 ottobre, intanto qua sta passando gente che mi sto vergognando tantissimo. Uscirà il 15 ottobre e sarà, come dice il titolo, un film sul lockdown all'italiana. La prima considerazione che mi viene da fare, e la prima cosa che mi ha dato fastidio circa questa uscita, è il fatto che da bravi italiani, come tutte le volte, non riusciamo a stare zitti. Perché? Perché io credo che in una situazione come quella successa nel 2020 con il Covid, con il lockdown, una situazione che non è chiusa, che chissà quanto ancora andrà avanti, non so quanto fosse il caso di far uscire un film simile, non perché io sia particolarmente un bigotto, perché non accetti un certo tipo di comicità. Io sono uno che anzi ride di gusto quando vedo Ricky Gervais scherzare sull'Olocausto. Per dire, io apprezzo e amo la satira anche quando è pesante, anche quando c'è del black humor, ma il fatto è che quanto più un argomento è spinoso, delicato, tanto più ci va intelligenza nell'affrontarlo. Ricky Gervais è uno stand-up comedian estremamente colto ed estremamente intelligente. Che questa cosa la sa bene. Per quanto riguarda questo film, sappiamo benissimo già dalla locandina diffusa online oggi e dal cast che lo comporrà, in cast in cui troviamo Ezio Greggio, Ricky Memphis, Martina Stella, sappiamo già che sarà uno di quei filmetti, di quei film comici all'italiana, al cinepanettone, e io credo che non sia il caso di scherzare su una situazione così tanto delicata in una maniera tanto volgare, perché c'è poco da sappiamo che sarà che sia, sappiamo sicuramente che sarà un film basato sulle gag, sul malinteso, sui tradimenti, sulle cose a cui ci hanno abituati con film di Boldi, De Sica, tutti i film che puntualmente ogni anno a Natale ci ritroviamo, stavolta ce lo troviamo anche il 15 ottobre. E quello che, leggo il bicchiere, scusate, quello che ancora di più mi fa Chiede aiuto per strada. dire questo, non è solo il fatto del modo in cui questo tipo di film andrà a giocare, a scherzare sull'argomento, che ci sta, lo ripeto, che ci sta, che vorrei però venisse fatto solo in una maniera più intelligente, perché l'abbiamo già detto, ma la cosa che mi dà ancora più fastidio è il fatto che
Il fatto che ecco, vedi cosa vuol dire non poter montare un video. Un'altra cosa che mi ha dato fastidio è il fatto che questo film esca il 15 ottobre. Per uscire il 15 ottobre un film, si presuppone che quindi, considerando la produzione, che quanto sarà? Un mese e mezzo, due? Dico a caso. Ma non è solo la produzione. È la post-produzione, è la pre-produzione, è l'idea, la scrittura, la fase di scrittura di un film. Cioè, per uscire il 15 ottobre un film del genere vuol dire che è stato scritto quando praticamente l'Italia è stata dichiarata zona rossa, più o meno, poco dopo forse. Non mi verrebbe da dire che è stato scritto quest'estate. Questo mi fa pensare che sia un'uscita semplicemente per cavalcare un'onda mediatica. Per avere più gente che va al cinema, che compra il biglietto e che voglia farsi una risata su qualcosa su cui ridere ci sta, ma che si accetti questo modo volgare, come sappiamo che sarà, perché di esempi ne abbiamo a bizzeffe circa questo genere di film, questo mi dispiace. E mi dispiace ancora di più il fatto che secondo me sia un'uscita per cavalcare un'onda. E poco altro. Questo rende l'opera ancora meno valida dal mio punto di vista. E mi stupisce, ultimo punto del bicchiere, che in un periodo, e questo è il grande paradosso dell'epoca in cui stiamo vivendo, per quanto mi riguarda, no? Il grande paradosso di questo momento storico, che in un periodo in cui mettiamo delle regole di inclusione per vincere il miglior film all'Oscar e quindi il candidato miglior film per essere tale deve rispettare almeno due di quattro, almeno due parametri di quelli dati dall'Academy circa l'inclusione di etnie, di categorie LGBT e una serie di altre cose. E escludiamo, scusate, rivediamo l'assegnazione dei premi al Festival di Berlino, quindi eliminiamo le categorie maschile e femminile, diamo premi univoci per non offendere, per includere, per un politicamente corretto che sta veramente dilagando e sta veramente per certi versi, in alcuni casi, uccidendo anche il modo di fare arte. Insomma, facciamo tutte queste cose e poi accettiamo che un tema come quello del Covid, del lockdown e dell'anno che è appena passato, degli anni che passeranno ancora, dei mesi almeno che passeranno ancora, venga trattato con la superficialità a cui siamo abituati. Poi magari il 15 ottobre c'è questo film della rivoluzione della commedia italiana e che De Sica, non Christian, ma Vittorio, si potrebbe solo che vergognare dei film che ha fatto. Non credo sinceramente, ma magari sarà così, ma quindi magari starò sbagliando tutta questa argomentazione, però a me non sembra che, non credo sinceramente che assisteremo a un capolavoro come quelli di Vittorio De Sica. Per cui, insomma, niente, questo era un mio pensiero del tutto non richiesto a caldo su una vicenda che non mi ha lasciato indifferente. Voi direte sì, ma il fatto che tu ne parli, gli stai dando, il fatto che tu ne parli è perché gli stai dando importanza. E sì, potreste avere ragione. Il fatto è che ci sta l'arte quando l'arte di intrattenimento, quando, ci sta che l'arte non sia solo il film di Lars von Trier, ci sta tutto, ci stanno i cinepanettoni. Ci sta che non tutti vogliano vedere l'ultimo film di Tarantino, ci sta tutto, però un conto è quando questi film possano passare in sordina e possano passare come categoria di film così di intrattenimento. Qui secondo me c'è un tema sociale che non è che non è da escludere, che non è da far passare in secondo piano.
Questo fa sì che questo film possa passare meno in sordina rispetto agli altri, abbia meno motivo di esistere. Tutto qua. Ci vediamo a video più ufficiali. Ciao.